grazie Presidente, ma io sono un po' basista, infatti ho fatto oggi. La sentiamo piano, consigliere, provi a. Così meglio? Sì, grazie. Dicevo che sono un po' basito da come si è fatto il dibattito odierno, nel senso che nel corso dell'Assemblea legislativa è quasi parso che la nostra richiesta di commissione d'inchiesta fosse una richiesta di quasi dover voler processare qualcuno. Io volevo leggere una dichiarazione che dice: la commissione d'inchiesta non è un fittizio tribunale, ma un luogo dove fare chiarezza, dove capire perché siano stati tanti, troppi morti e perché sia stato così difficile tracciare un'epidemia che si è manifestata in modo così virulento. È prima di tutto un atto di chiarezza nell'interesse dei cittadini. Abbiamo il dovere di verificare ciò che è successo per evitare che una nuova esplosione dell'epidemia in autunno possa tornare a fare danni. Dobbiamo trovarci pronti. Io condivido pienamente queste parole, non sono parole né di Giorgia Meloni né di qualche pericoloso sovranista, ma di Fabio Pizzi, consigliere regionale del Partito Democratico in Regione Lombardia. Allora io mi chiedo se il Partito Democratico che governa l'Emilia Romagna sia lo stesso Partito Democratico che è forza propulsiva dell'attuale governo e da cui però dai banchi di maggioranza oggi ho sentito molte critiche. Allo stesso Partito Democratico che in nome della trasparenza chiede, e al contrario di quello che purtroppo avverrà oggi in quest'Aula, per quanto non fisica, ottiene una commissione d'inchiesta in Regione Lombardia e che invece fa coprire con un velo quasi omertoso una richiesta di trasparenza che perviene da una forza di opposizione. Io ho capito e ho compreso che la polemica sui tempi della richiesta di attuazione di commissione d'inchiesta possa suscitare un dibattito, ma è altresì veritiero che nei corsi di interventi dei miei colleghi di Fratelli d'Italia abbiamo più volte ribadito che noi non abbiamo l'urgenza di far partire immediatamente la commissione d'inchiesta. Ma come recita l'articolo, il comma 2 dell'articolo 60 del nostro regolamento, che è quello che disciplina la commissione d'inchiesta, questo comma 2 recita che la commissione d'inchiesta è inserita all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'Assemblea. Non c'è stata nessuna volontà di accelerare da parte nostra e nessuna scelta discrezionale né da parte della Presidenza dell'Assemblea né da parte dell'Ufficio di Presidenza nella calendarizzazione odierna di questo dibattito. È altresì evidente che l'istituzione che oggi avremmo voluto della commissione d'inchiesta poteva tranquillamente lavorare tra qualche mese, anche se su questo poi bisogna mettersi d'accordo rispetto alle dichiarazioni di ieri del commissario Venturi, che se da un lato il commissario nominato per gestire l'emergenza si mette sostenendo che l'emergenza è finita, facciamo fatica a capire come oggi la forza di maggioranza che guida questa regione continui a parlare di emergenza. La commissione d'inchiesta, come avevo detto anche in sede di dichiarazione di voto dell'analoga richiesta fatta dal consigliere Bertoni, non è una commissione d'inchiesta come una commissione parlamentare d'inchiesta che ha attività istruttiva, che ha praticamente gli stessi ruoli e poteri che avrebbe la magistratura. Noi con l'atto odierno chiedevamo semplicemente un luogo per concentrarci sulla quella trasparenza che il presidente Bonaccini, in apertura di questa seduta, la scorsa settimana, nella stessa aula che prosegue, aveva dichiarato e per la quale aveva dato la massima disponibilità. Ed è per questo che abbiamo, almeno ho notato, che il dibattito, come si è sviluppato, ha voluto tacciare, questa è almeno l'impressione, chiudere un pochino la bocca su alcune questioni, perché purtroppo la situazione in Emilia-Romagna è una situazione che non mi interessa fare paragoni con altre regioni in cui alcune cose sono andate probabilmente meglio e altre cose sono andate probabilmente peggio, perché dicono i numeri, ma di queste cose crediamo e continuiamo a credere fermamente che la commissione d'inchiesta avrebbe potuto farci fare nella trasparenza assoluta, nell'interesse dei cittadini,
e a costo zero per la collettività, probabilmente dare risposte maggiori. Noi a questo punto non è stato nemmeno apprezzato il fatto che in queste settimane, in questi mesi, i toni da parte dell'opposizione non sono stati bassi. Più. Noi non abbiamo sollevato pressoché alcuna polemica perché il senso di responsabilità e l'amore che abbiamo per le istituzioni viene prima di qualsiasi altra cosa. È chiaro che questa negazione di una richiesta di assoluto buonsenso, tant'è che è la stessa che avete fatto voi, dove siete all'opposizione, rischia di incrinare questo tipo di rapporto. Grazie.